Ci chiedono, il potere della parola punitiva dei genitori che danni genera? Chi? Ce lo chiede. Ce lo chiede. Giustamente. Ci chiede Alessandra Margani, Margani. Il potere della parola punitiva dei genitori che danni genera? Se sei una persona consapevole, nessuno. Perché hai la consapevolezza che il libero arbitrio non lo può intaccare nessuno. Cioè, okay, solo te stesso. Se non sei consapevole e ti fai condizionare dal vocabolario errato dei tuoi genitori, ti inizi a plasmare la tua realtà in un modo ovviamente brutto, perché non riesci a comprendere che se usi determinate parole vai a creare una sinergia di eventi non belli. Quindi hanno questa responsabilità dei genitori, ovvero fornirti un bagaglio culturale di parole corrette che ti portano ad avere una realtà molto più positiva. Come si fa, se non sei consapevole, a sopperire a questa problematica? Ok, quando ti rendi conto che qualcosa non funziona nel vocabolario è perché la tua vita ti ha portato ad avere delle situazioni non belle, inizi a istruirti, quindi a cancellare i bias che ti hanno inserito i tuoi genitori, le varie informazioni che ti hanno inserito i tuoi genitori durante la crescita, configurandole in un modo diverso. Quindi inizi a creare un vocabolario completamente nuovo.